lasciare una traccia di quello che 150 donne hanno fatto in 30 anni di lavoro. E poi è stato un lavoro duro perché ogni particolare è stato molto sentito, molto curato da me e per tutto il gruppo. Quindi ho fatto i gancini, ho deciso la lunghezza della coda, la discesa di seta e quindi anche il look poi dell'immagine che dovevamo presentare era sempre studiata ed era molto sentita da me. Io ero sempre lì sul posto quando facevamo queste cose. Guarda che spose, tutto pizzo chantilly, rosa sfumato fucsia, con tutto il ricamo in gradazione, il velo ricamato e sempre immagine, ed è una cosa carina. Ho chiesto anche qualche abito, qualche sposa particolare, ma perché solo perché mi ricordavo la preziosità del ricamo, la bellezza dell'abito, e pochi, però me li hanno dati. O anche quello della prima sposa Kennedy, che ha scelto il nostro abito a New York, in Park Avenue, noi avevamo la boutique là. Faccio tutti questi effetti prospettici di sfilata, quindi ci saranno i manichini vestiti con gli abiti miei preferiti e sarà come ricreare l'effetto sfilata, quindi ci saranno sui 25 manichini col finale ricreato di una sfilata. Qui ci saranno tutti gli abiti con le pellicce, con gli inserti di pelliccia. Che ho fatto negli anni perché erano sempre due le collezioni che facevamo, primavera-estate e autunno-inverno, quindi anche nella sposa io mettevo sempre qualcosa di invernale. Vedi le fotografie, questo è Aldo Fallai, guarda la poesia di questa foto. Qui ci saranno altri abiti da sposa. Vedi esposti qui, particolari anche là. È bello che vediate un museo senza manichini non allestito. E questo lo metterò qua in esposizione. È proprio un pizzo molto molto bello, tutto di macramè. E qui ci sarà un grande gazebo. Tutto diverso con i fiori azzurri, ho fatto le siepi e qui ci sarà un abito, ma perché? Perché si passerà in questa piccola cantina dove ci sarà un corteo arabo. Ci sarà una sposa ricchissima, la sposa più ricca, più costosa che ho, è qui in cantina, in questa cantina, con tutte le sue damigelle che saranno tutte rosse e oro.